Partiamo con il calcio Serie A. Schedina con risultati, classifica, poi i servizi sulle partite. Ultima estate di calcio degli anni 70. La prima senza Gianni Rivera, che ha dato l'addio al Milan fresco di scudetto e si è ritirato. Saluta anche Nils Lidom, che lascia la panchina rossonera per quella della Roma. Per la guida dei campioni d'Italia già da tempo è spuntato il nome di Massimo Giacomini, che in due anni ha portato l'Udinese dalla C alla A, ma che è all'esordio assoluto nella massima serie. La Juventus, che consegna la maglia di centravanti a Roberto Bettega, si limita ad un'operazione di ringiovanimento della rosa. Tra i nomi nuovi c'è anche quello di Cesare Prandelli, mediano tuttofare in prospettiva all'erede di Furino. Il Napoli si affida ai funambolismi di Giuseppe Damiani, detto Oscar. Mentre Beppe Savoldi torna al Bologna per un'operazione nostalgia in piena regola. Chi sembra aver operato meglio è l'Inter di Bersellini, che bada al sodo e si assicura lo stop per Mozzini dal Torino e l'ala Domenico Caso dal Napoli. È una campagna acquisti sottotono, pochi soldi e poche le idee. Tra queste però brilla quella del Perugia, che riesce ad ingaggiare Paolo Rossi, il pezzo pregiato del mercato che però costa tantissimo. La formula è quella del prestito, una sorta di leasing, trovata geniale, resa possibile grazie agli sponsor. Senti, ieri quando ti abbiamo invitato hai detto ma basta questo Rossi, hai l'impressione di inflazionare il mercato? Ho paura di incominciare a diventare noioso forse. Già, gli sponsor. Per il momento compaiono sulle maglie i marchi delle ditte che forniscono il materiale tecnico. È un passo importante e decisivo, oltre che essere il primo. I vantaggi sono per tutti. Le società possono contare su maggiori entrate. Le aziende sfruttano una visibilità che solo il calcio può offrire. Il calcio è sceso, no? È sceso del livello. Ma è salito il numero di stampa qui, soprattutto del radio privata, televisione. È pazzesco questa storia. I tifosi sognano ancora di più, anche grazie ai primi tentativi di personalizzazioni delle divise. Come fa il Milan scudettato, che inserisce i nomi dei giocatori sul retro della maglia. Una scelta pionieristica, che avrà un suo seguito anche se non immediato. Settembre alle porte e la data di domenica 16 si sta avvicinando a grandi passi, tra le ultime amichevoli precampionato e i primi turni della Coppa Italia. Primo vero banco di prova per le 16 protagoniste del massimo campionato, che parte con mille aspettative. Al calcio, che con le partite di Coppa e il campionato europeo seguiremo e vivremo per 9 mesi, riserviamo l'apertura della trasmissione con un augurio, che negli stadi regni sempre l'armonia, alla quale ha accennato il presidente Pertini in un messaggio agli sportivi. Nell'Inter i nomi nuovi sono Mozzini e Caso. Beccalossi è sempre il faro di centrocampo, un centrocampo che può contare anche su Marini e Pasinato, con Altobelli naturalmente davanti. Nel frattempo Lidl è tornato alla Roma, che giocherà a zona ed esibirà la novità del doppio libero, la coppia Santarini-Turone, Pruzzo in avanti, e a centrocampo il ritorno di Bruno Conti e anche l'affermarsi di un giovane, Carlo Ancelotti. Non vuole essere da meno la Juventus, naturalmente, che si presenta al via con una novità tattica interessante. Trapattoni, dopo il dilemma Virdis e l'addio di Boninsegna, consegna la maglia numero 9 a Roberto Bettega. E con Bobby Goal, Boa, si alternano al suo fianco due ali classiche come Fanna e Marocchino, mentre Causio vivrà una stagione così minore. Paolo Rossi invece è il nuovo centravanti del Perugia dei Miracoli, per un'operazione che non darà tuttavia i risultati sperati, mentre il Milan del nuovo e giovane allenatore Massimo Giacomini lancia Francesco Romano e si affida alla fantasia di Novellino e Antonelli con Chiodi, unica punta. Il campionato si preannuncia molto interessante, ma a metà stagione esplode il calcio scommesse. C'è un'ombra sinistra su tutto l'ambiente e la sua credibilità è seriamente minata. Tutto il calcio minuto per minuto.
Gentili ascoltatori, buongiorno. Riprende anche quest'anno il 20° per la cronaca, la nostra trasmissione che conserva immutata la sua impostazione. Cominciamo col ribadire i risultati dei primi 45 minuti. Linea a Roma. Roma 0, Milan 0, a voi Cagliari. 0-0 tra Cagliari e Torino, a voi Torino. 0-0 anche a Torino fra la Juventus ed il Bologna, a voi Ascoli. Ascoli 0, Napoli 0, a voi Perugia. 0-0 tra Perugia e Catanzaro al termine del primo tempo, a voi Vicenza. Vicenza 1, Sampdoria 0, a voi studio. Gli altri primi tempi ad Avellino: Avellino 0, Lazio 0, a Milano Internazionale 1, Pescara 0, a Firenze Fiorentina 1, Udinese 0. 17:01:30, linea all'Olimpico. Bene, d'accordo Roberto, qui siamo giunti esattamente. Salvataggio sulla linea da parte di Buriani per il Milan. Salvataggio di Buriani sulla linea su colpo di testa da parte di Pruzzo. Azione pericolosa della Roma, che si è portata subito in attacco all'inizio del questo secondo tempo. Siamo giunti al secondo minuto di gioco con un calcio di punizione di Bartolomei. Fate ciò. È il 18° a Cagliari e per raccontarvi quanto accaduto nel periodo non collegato parleremo soprattutto di Piras. Al quinto minuto la punta cagliaritana scattava dopo aver fatto punte su Danova e su segnalazione del guardalini e Ciulle ne fermava l'azione comandando una punizione per il Torino. Ma ancora 0-0 a te provenzali. 23° al comunale di Torino, il Bologna in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il gol segnato al 18° minuto di gioco della ripresa da Savoldi, che ha trasformato un calcio di rigore. Il calcio di rigore è stato concesso dall'arbitro Menicucci per un fallo di Furino nei confronti di Castronaro, che era stato lanciato dallo stesso Savoldi. E quindi il Bologna è in vantaggio per 1-0, linea ad Ascoli. 24° anche ad Ascoli, la situazione non è cambiata, 0-0, a voi Perugia. 28° a Perugia e anche qui siamo sempre sullo 0-0, qualcosa di concreto al 25°, Rossi da sinistra per Bagni che arriva sbilanciato in area di rigore a un paio di metri dalla porta e tocca sul fondo. Bene, qui è lo studio, in questo istante 25° a San Siro, raddoppio per l'Internazionale, mi viene comunicato in questo istante, ha raddoppiato per la squadra locale Oriali. Situazione Internazionale 2, Pescara 0. A Firenze la Fiorentina conduce sull'Udinese per 1-0, nessuna novità in Serie B. Linea a Roma. E cederemo subito la linea a Cagliari, è il 28° minuto del secondo tempo e ricordiamo ancora, soprattutto per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, che le due squadre sono in parità 0-0. Al comunale di Torino siamo al 31° minuto di gioco del secondo tempo, invariato il risultato, il Bologna è sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0, ma adesso c'è anche un rigore per la Juventus, è stato assegnato dall'arbitro Menicucci per un fallo che è stato commesso da Colomba su Tavola. Ecco che prende la rincorsa Causio, tira e segna proprio al centro della porta, 1-1 fra Juventus e Bologna. E in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita, che si conclude quindi con un risultato di parità 0-0. A un minuto dal termine a Cagliari ancora 0-0. A voi Torino. A Torino il tempo regolamentare è già scaduto da un minuto esattamente, siamo in recupero sul risultato di 1-1 fra Juventus e Bologna. Risultati della prima giornata di Serie A e schedina. Ascoli-Napoli 0-0, Avellino-Lazio 0-0, Cagliari-Torino 0-0. Seconda giornata di campionato. È forse presto per giudicare le squadre, ma è già un buon punto il torneo per poter parlare di quelle che sono le vicende tecniche dopo tutto quello che hanno promesso gli allenatori d'estate. Una falsa partenza. La prima giornata si chiude con il record negativo di segnature, soltanto 6. La delusione è palpabile, dopo due turni nessuna squadra è a punteggio pieno. Guida il gruppo l'Inter, che prende la testa della classifica fin dall'inizio e alla settima di campionato batte per 2-0 il Milan. Una vera e propria lezione di calcio quella dei nerazzurri, con Evaristo Beccalossi ispirato goleador. Oggi in campo l'Inter ha dimostrato veramente di avere tutti i numeri per aspirare al primo posto in classifica e per poter dettare legge nel nostro campionato di calcio. Si parla già di passaggio di consegne, ma è ancora troppo presto, anche perché molte delle squadre di vertice sono ancora in fase di rodaggio. È il caso della Juventus, il cui avvio preoccupa Trapattoni alla ricerca del miglior assetto di squadra. La colpa non è di Trapattoni, forse c'è anche qualche cos'altro da guardare in questa formazione che oggi è stata sconfitta per la sesta volta in campionato e la classifica non è certo una bella classifica per una squadra come quella bianconera. Il centrocampo non gira, Betteghe è troppo solo in avanti, mentre piovono critiche anche su Zoff. E la vittoria nel derby del 21 ottobre non serve a rasserenare l'ambiente. Più che la Juve l'ha persa il Torino questa partita, due errori
molto madornali, uno della difesa, anzi tutti e due della difesa, uno del portiere e l'altro di un difensore. Non va meglio per il Milan campione uscente. Pochi gli acuti, anche se di prestigio, come la vittoria sulla Juventus alla quarta giornata. Si attende il salto di qualità della Roma, fin qui piuttosto deludente. I meccanismi della difesa a zona sono ancora da perfezionare. Con il marcamento a zona, infatti, non si guarda molto la palla che va a rete, ma si deve cercare in un decimo di secondo dove è l'avversario più vicino. Ne fa le spese il portiere Paolo Conti, vice di Zoff in nazionale. Lidom alla sesta giornata lo mette in panchina e lancia Franco Tancredi, una mossa vincente. Batte Brugnera, Tancredi molto bravo a parare. Il pubblico che ama il calcio però non è contento. Molto tatticismo, poche idee, lo spettacolo non si vede, tantomeno i gol. Una giornata curiosa questa in Serie A. Curiosa perché al termine dei primi tempi, avete visto il nostro tabellone, c'era un solo gol. E se in campo tendono a prevalere i toni scuri, ancora peggiore la situazione sugli spalti e fuori dagli stadi, che rispecchia un clima politico e sociale carico di tensione. Oggi il nostro calcio si gioca con due squadre, due guardaline, un arbitro e tanta polizia. Continuare così è molto pericoloso. Lo sport dovrebbe portare a rasserenare gli animi. Non è così, purtroppo, con l'assurda conseguenza di assistere ad una realtà che supera di gran lunga l'immaginazione. Buonasera. Insieme con le notizie di calcio, di pallacanestro, di ippica e di altri sport, ce n'è una stasera grave, come avete sentito, che non riguarda lo sport, ma la cronaca nera. Domenica, 28 ottobre 1979. All'Olimpico, l'inizio della partita è ancora lontano. I tifosi stanno lentamente riempiendo lo stadio per gustarsi la scenografia del derby della capitale. Potrebbe essere una festa, ma non sarà così. Intorno alle 13.30 un razzo di particolare potenza è partito dalla curva sud ed ha raggiunto, attraversando tutto lo stadio, la curva nord. Lì ha colpito al volto un tifoso, Vincenzo Paparelli, di 33 anni. L'uomo, in compagnia della moglie, stava mangiando un panino nell'attesa della sfida. Mancava ancora un'ora al fischio d'inizio. Paparelli si era recato in curva nord con la tessera abbonamento prestata dal fratello. Vincenzo Paparelli è morto dopo alcuni minuti che è stato trasportato al Santo Spirito in gravissime condizioni. Il medico che lo soccorre, guardando l'occhio sinistro, la definisce una ferita di guerra. Nell'intento di non compromettere l'ordine pubblico, l'arbitro Delia viene esortato a dare ugualmente corso alla partita, che si consuma senza anima e si conclude con un insignificante 1-1. Francamente non riusciamo a capire come giocatori e tutti quanti noi, con quale spirito, continuiamo a seguire o a interpretare questa partita. L'emozione per la morte di Paparelli è grandissima. Ai funerali partecipa l'intera squadra della Lazio. Viene proclamato il lutto cittadino. L'omicida si chiama Giovanni Fiorillo, ha 18 anni e dopo una lunga latitanza si costituirà. Notizia di cronaca, Giovanni Fiorillo, il giovane accusato di aver sparato il razzo che uccise allo stadio olimpico Vincenzo Paparelli, si è costituito. Verrà condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Ricordo che quando andavo allo stadio con tutta la mia famiglia, passavo le ore a giocare a pallone sotto la curva nord con i bambini della mia età e la partita era il mio ultimo pensiero. Ora non è più così. Non vedo più bambini allo stadio. Questo non è calcio. Le famiglie devono tornare sugli spalti, altrimenti sarà la fine. Spero che la morte di mio padre serva a qualcosa. Atmosfera di amicisiana in una giornata di sole radioso sugli spalti. Scambio di fiori e gagliardetti tra rappresentanti delle due tifoserie, appelli alla sportività, una mano di calce su scritte vergognose, striscioni contro la violenza, ma soprattutto scarsa affluenza di pubblico. Poco più di 23.000 i paganti. Forse è proprio questa la risposta più significativa al gravissimo episodio di domenica scorsa. In pratica è stata chiusa la stalla dopo la fuga dei buoi. Lo shock è tremendo. La morte di Vincenzo Paparelli rischia di mettere in ginocchio l'intero movimento.
Il campionato di calcio deve essere salvato. In fondo è ancora una delle poche cose che sono rimaste in Italia. Ancora una volta però è il calcio della provincia, quello che suscita interesse a regalare emozioni genuine, lontane dai grandi interessi economici, che riconcilia i tifosi con il loro grande amore. L'Udinese sorprende tutti, per la qualità del gioco e per i risultati che la tengono lontana dalla bassa classifica. L'Avellino si impone nel derby con il Napoli grazie ad una rete del suo mediano Pellegrino Valente, che beffa Castellini, suo ex compagno l'anno precedente. Ma è pur sempre il duello al vertice quello che più attira l'attenzione del pubblico che segue con passione il campionato. Tanto più quando il calendario prevede in contemporanea la sfida incrociata Milano-Torino. Con i rossoneri ospiti dei Granata e l'Inter capolista che riceve una Juventus che non sembra ancora trovare la quadratura del cerchio. Il derby d'Italia in programma l'11 novembre può essere per i bianconeri l'occasione giusta per la partita del riscatto. Siamo solo alla nona giornata, ma per la Juve sembra già un'ultima spiaggia. L'Inter punti 15, Milan 13, Cagliari 12, Lazio 11, Torino, Perugia, Juventus 10. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Preghiamo scusare, ma a causa dell'agitazione dei giornalisti in atto oggi nelle sedi di Torino e di Napoli, il nostro programma di collegamenti ha subito delle varianti, per cui si articola in questo modo. Dallo studio le notizie relative alle partite di Torino, Cagliari, Roma e Napoli. Andiamo allora con i primi tempi. Risultato del primo tempo a Perugia, Perugia 2, Roma 1, a voi Genova se non sbaglio. No, cenni di cronaca, via Enrico Meri. Sì, d'accordo. Risultato del primo tempo, Internazionale 0, Juventus 0, con i portieri quasi inoperosi, l'undicesimo. C'è una discesa di Causio che parte dalla sua tre quarti e giunge indisturbato al limite dell'area avversaria. Il suo tiro però è abbondantemente fuori. Poi c'è un'uscita di Zoff su Altobelli con i due che finiscono a terra. La partita fino a questo momento viene giocata con un certo ritmo. Alla mezz'ora c'è una tempestiva uscita di Borton sui piedi di Marocchino lanciato in aria. Da questo momento la partita si fa più vivace, le occasioni più pericolose. Al 35esimo c'è la migliore occasione per la Juventus, cross di Causio. Manca l'intervento Pasinato e versa quasi da rigore. Si fa parare il tiro da una grande parata di Borton. Al 37 c'è un fallo di brio su Altobelli, tira Becalossi, il pallone sembra destinato fuori, ma Bini rimettendo il pallone dal fondo davanti alla rete di Zoff da un brivido ai difensori juventini che devono salvarsi in angolo. Questo è tutto, 0-0 il risultato dei primi 45 minuti di gioco, linea Ciotto. Grazie Mary, 0-0 anche qui ad Ascoli, cielo coperto. A Bologna, a Cagliari, insieme a Perugia, via Verona. Il secondo tempo è cominciato appena da un minuto, linea allo studio. Bene così Luzzi, grazie. Sono le 15:33, linea Enrico Meri. Bene, due minuti esatti dall'inizio della ripresa. Risultato immutato, sempre 0-0 fra Internazionale e Juventus. Gli attaccanti con le polveri bagnate qui a San Siro, almeno fino a questo momento. Mentre come abbiamo sentito, e ora c'è stato un atterramento di un attaccante in aria da parte dei nerazzurri. Michelotti ha dei gesti imperiosi. È stato Altobelli a essere messo a terra. E al terzo minuto e 6 secondi dall'inizio della ripresa, con un calcio di rigore accordato dal direttore dello scontro, si allontanano i giocatori dall'area degli juventini, rincorsi Altobelli, tiro e rete. Zoff sulla sinistra, Altobelli ha messo la palla sulla destra dell'estremo difensore. 0, la partita proseguirà ora con la rimessa in gioco da parte dei giocatori juventini. Parte il tiro di caso, ecco ancora un colpo di testa da parte di Beccalossi per Muraro, che è controllato, pallone ancora in aria, tocchettano i giocatori, sta per segnare Altobelli, rete! Rete ancora di Altobelli ed è un autentico infortunio per la Juventus. Pensate, Altobelli aveva recuperato la palla, aveva tirato su Zoff in uscita, ha ripreso successivamente la respinta di Zoff e da corta distanza ha messo il pallone in rete, mentre l'estremo difensore bianconero era rimasto ancora a terra per la precedente parata. Improvvisamente l'Inter va a segno e con un 1-2 e nello spazio di pochissimi minuti mette a terra la Juventus. Attenzione, la squadra. Attenzione Ameri, cambia il risultato anche a Perugia, o per meglio dire si rafforza il vantaggio del Perugia, che è passato al 35esimo, 3-1 per il Perugia. Il tiro è stato di Goretti, numero 7, ma c'è stata deviazione da parte di un difensore che non abbiamo ancora individuato. Comunque il risultato, ripeto, al 35esimo, Perugia 3, Roma 1, a te la linea. Risultato finale dell'incontro, Internazionale batte Juventus 5-0, è tutto dallo stadio di San Siro, linea a Bortoluzzi. Bene, grazie Enrico Meri, grazie Milano. Allora Roma,
Lazio batte Pescara 2-0, a Napoli, Napoli batte Udinese 1-0. In finale di Ascoli 1-0 per l'Ascoli, a voi finale Bologna. Finale anche a Bologna, Bologna batte Catanzaro. Risultato finale di Perugia, Perugia 3, Roma 1, a voi Cagliari. Finale da Cagliari 1-1 tra Cagliari e Avellino. A Torino, Milan batte Torino 1-0. La classifica per quanto riguarda la Serie A vede l'Internazionale con 15 punti, a 2 punti il Milan 13, poi Cagliari 12. L'Internazionale dunque prende il volo. Prende il volo non solo in classifica, ma anche con il risultato, infliggendo alla Juventus 4 reti, 4-0, e quindi è un punteggio che fa ovviamente sensazione. La risposta del campo è stata impietosa per la Juventus. L'Inter ha una marcia in più, gioca meglio, segna con facilità. E la fortuna sembra darle anche una mano. In un certo momento ci ha preso lo sfizio di fare un gol e Oriali l'ha messo dentro dello con sfizio, delicatezza. Per voi sono sfizio. Sì, uno sfizio, insomma, eravamo lì in tanti, volevamo gioire. Mantiene la testa della classifica anche quando i risultati non sono favorevoli. Può permettersi addirittura il lusso di perdere. Tanto ci pensano le dirette concorrenti a rendere ininfluente la battuta d'arresto. Dite che è la squadra del momento, no? Terza forza, squadra pazza, ma che può dare luogo a qualsiasi sorpresa positiva. Solo il Milan pare in grado di contrastare la volata interista. Quel Milan che per la partita contro il Napoli in programma il 25 novembre si presenta in campo con le nuove maglie, quelle con i nomi dietro. Purtroppo in pochi riescono a vederle, colpa della nebbia che ha avvolto San Siro. L'arbitro Bergamo diventa l'assoluto protagonista della domenica. Fa iniziare anche il secondo tempo per poi interrompere la partita dopo appena 2 minuti, scatenando l'ira dei tifosi. Il pubblico che ha gridato ladri ladri perché è stato l'unico danneggiato in quanto il biglietto non sarà rimborsato. Non si sentiva il bisogno di un altro colpo basso, specie in una fase in cui il campionato pare attraversare un momento di fiacca. Risultati altalenanti, prestazioni poco convincenti e la sensazione che per molte squadre il cartello dei lavori in corso sia ancora presente. Uno squallido 0-0 tra Lazio e Udinese. La costante accettazione del pareggio da parte di molte squadre continua a rendere sempre meno interessante il gioco. Si gioca come sempre in Italia. Guarda, io vedo il football dagli anni 30 all'inizio. Si giocava sempre male e molto lentamente, bisogna dire. E la Juventus è sicuramente la sorpresa in negativo. Dopo il 4-0 subito dall'Inter arrivano altre 2 sconfitte nel giro di 15 giorni. La prima ad Avellino, che la raggiunge in classifica grazie al rigore di De Ponti. La seconda a Perugia, dove la castiga ancora una volta Paolo Rossi. I bianconeri sono in tilt. Hanno perso Tardelli per infortunio e Causio accusa un calo di forma preoccupante. Tra le poche consolazioni l'esplosione di Domenico Marocchino. Estroso giocatore di fascia. Marocchino rientra in area e, superato un avversario, segna imparabilmente. Puntuale assist man per un Bettega che, nonostante tutto, trova la porta con una certa frequenza. Come capita ad Agostino Di Bartolomei, il faro della Roma di Lidom, che si conferma infallibile sui calci da fermo. Niente, il calcio mi diverte, faccio uno dei più bei lavori del mondo perché è un lavoro che ti diverte lavorando. Ti danno dei soldi per divertirti al limite. I suoi gol valgono 2 importanti vittorie per la Roma, che risorge. A cambiare il passo dei giallorossi, dopo i tentennamenti iniziali, è il 21enne Carlo Ancelotti, esordiente in A. Lo scorso anno giocava in Serie C nel Parma, ora è uno degli insostituibili del centrocampo romanista. Intanto Francesco Graziani cerca di dare la sveglia al suo toro, che invece inizia a manifestare i primi segni di un'allarmante flessione. Graziani dal canto suo poi sicuramente cercherà di ritornare a quei livelli che fino a qualche anno fa riusciva a giocare. Là davanti segna e fa segnare. Apre spazi e chiude per primo sui difensori che cercano di impostare il contrattacco. Corre e si danna l'anima, facendo ciondolare i capelli, che sono ancora lunghi e fluenti. Si dichiara pronto a tutto, ma non attraverso parole di circostanza date in pasto ai tifosi. Lascia che sia il campo a parlare. Efficace e generoso.
perfetto interprete dello spirito granata che alberga nel suo cuore e nella sua mente. Idolo della maratona, che vede in lui il perfetto giocatore del Torino, quello che deve sputare sangue per tutti i 90 minuti della gara e che deve essere pronta a ogni evenienza, anche al sacrificio, pur di tenere alta la bandiera del Toro. La mia professione, la professione di tutti i calciatori che ogni domenica alle 3 in punto scendiamo in campo per questo, per dare agli sportivi e alla gente che ci vengono a vedere un certo tipo di spettacolo. Non ha dimenticato il popolo granata l'episodio di 2 anni prima, quando in pieno duello a distanza con i cugini bianconeri, il Torino è ospite del Genoa e non può permettersi di perdere. La gara con i rossoblù, però, prende una brutta piega. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo e mettono paura ai granata che reagiscono, ma non riescono a raddrizzare una partita sempre più in salita. Ecco allora il gesto coraggioso di Graziani, che si immola contro i pugni alzati del portiere avversario Girardi per consentire al gemello Pulici di segnare il sospirato gol del pareggio. Il naso di Ciccio è mal ridotto, a malincuore esce dal campo. Ma la domenica successiva, che per un curioso scherzo del destino vede ancora il Torino giocare a Genova, stavolta contro la Sampdoria, Graziani è già al suo posto, al centro dell'attacco. La voglia di giocare è più forte del dolore. E spinto da una forza e da una generosità eccezionali, Ciccio segna non uno, non due, ma addirittura 3 gol. Una tripletta decisiva per la vittoria esterna, che significa ancora primo posto in classifica e permette di continuare a sognare. Questo è Ciccio Graziani, un uomo dal cuore grande, portiere per una notte in Coppa dei Campioni per ovviare le mattane di Castellini e capace di mantenere inviolata la sua porta. Nel calcio secondo me conta moltissimo quello che fai e niente quello che hai fatto praticamente. Questo è Graziani, centravanti nato quasi per caso dopo le prime apparizioni in granata con il numero 7 e poi scopertosi perfetto incastro di Paolo Pulici, detto Puliciclone, con il quale per anni costituisce l'allegra coppia dei gemelli del gol. Dove lui è quello che apre gli spazi, porta via i difensori e si prende pure un sacco di legnate, a tutto beneficio del gemello Pulici. E mentre fa tutto ciò, senza tanto lagnarsi, Graziani trova anche il tempo di segnare e dopo il gol, ancora fiato, per correre a ricevere gli abbracci dei compagni. Francesco Graziani è uno dei migliori prodotti italiani dell'ultima generazione. È un attaccante forte, completo, intelligente. Dispone di una notevole grinta. Nel derby l'ho visto arretrare in difesa, aiutare i propri compagni. Grande cuore quello di Francesco Graziani, i cui gol però non bastano a tenere a galla il Torino, che perde terreno. La crisi è evidente. E alla 20ª giornata arriva addirittura l'esonero di Gigi Radice, il mister dell'ultimo scudetto granata. Un vero e proprio trauma per il popolo del Philadelphia. Al suo posto Ercole Rabitti, promosso dalle giovanili per il tentativo di risalita. Ultimamente così siamo un po' pressati così da varie domande, da dove si può vincere, dove si può perdere. Considerando il campionato, devo dire che è molto difficile rispondere. Come da copione continua il predominio dell'Inter, che nel frattempo si laurea campione d'inverno. L'Inter, pur pareggiando a San Siro con la Fiorentina, è campione d'inverno con una giornata di anticipo. Una macchina da gol che entusiasma. Ne realizza 4 al Napoli. L'Inter a Napoli ha raccolto l'invito di Vinicio di giocare non per lo 0-0. E infatti è finita 4-3. E si ripete la domenica successiva in casa del Catanzaro travolto da 3 reti. Alla 21ª giornata ha 6 punti di vantaggio sul Milan, che è riuscito nell'impresa di farsi battere dal Pescara ultimo in classifica. Per il Milan uno scivolone senz'altro imprevisto a te valente. Questo è il tema di fondo, dunque. Inter in fuga, con le altre grandi squadre che giocano a nascondino e la conferma delle provinciali, sempre più protagoniste della stagione. È soprattutto l'Ascoli a stupire, grazie a Pietro Anastasi, vecchia gloria della Juventus, che il 30 dicembre dà un'ulteriore spinta verso il basso alla sua ex squadra, che piomba in piena zona retrocessione, gettando nello sconforto il popolo bianconero. Ha vinto una squadra bianconera, non era la Juventus, era l'Ascoli in maglia azzurra. Bisogna dire bel sole, bel terreno, un arbitro debuttante, Redini di Pisa,
e una Juventus sconcertante. Siamo alla 22esima giornata e il campionato si appresta a mettere in scena un Napoli-Juventus, con i bianconeri che stanno recuperando il terreno perduto e due stracittadine da sempre molto sentite. La Roma si gioca una buona fetta di stagione nel derby capitolino, ma l'attenzione massima è sulla stracittadina meneghina. Il Milan non può sciupare l'occasione, deve vincere. Ed ora la classifica della Serie A. Inter 31 punti, Milan 25, Juventus 24, Perugia, Ascoli, Avellino 23. Tutto il calcio minuto per minuto. Settima giornata del girone di ritorno in Serie A è la giornata dei derby. Subito la linea da Meri per i risultati dei primi tempi. Bene, allora vi diciamo subito che lo stadio di Milano, dove si gioca il 185esimo derby, da oggi si chiama ufficialmente Giuseppe Meazza, il grande calciatore, è stata scoperta alle 14.30 davanti all'autorità una lapide appunto che lo ricorda. E ricordiamo un po' la cronaca del primo tempo, di un primo tempo che non è stato molto bello per la verità. Quarto Murano aveva un'ottima occasione sul lancio di Marini, irrompeva in aria affiancato da Morini e Baresi, riusciva a scoccare un tiro che Ricamonti deviava la grande in angolo. Era Bordon al 14esimo a parare in tuffo a terra un tiro di Collovati. 0-0 il risultato del Meazza di Milano. A voi Napoli. Qui è Napoli, ribadisco il finale del primo tempo, Napoli e Juventus 0-0. Al terzo minuto esce Zoff su Capone, lanciato in aria da Damiani. Ancora Castellini devia su rasoterra diversa al 41esimo dal limite. 0-0 dicevo, a voi Catanzaro. Ribadisco il parziale, Fiorentina 1, Catanzaro 0, rete di Sacchetti al 15esimo. Davanti a Sacchetti, che stava entrando in area dalla sinistra, la difesa calabrese inspiegabilmente si apriva e il giovane interno viola non si faceva pregare, mirava l'angolo basso alla sinistra di Mazzolini e metteva in gol. Dallo studio passiamo subito la linea a Giuseppe Meazza. Benissimo, tre minuti esatti dall'inizio del secondo tempo, risultato sempre di parità qui al Meazza, 0-0 fra Milan-Inter nel 185esimo derby. Veniamo agli altri risultati parziali. All'Olimpico è passata in vantaggio la Roma al 12esimo del secondo tempo con Pruzzo su passaggio di Denadai, quindi Roma 1, Lazio 0. Il Torino è passato in vantaggio al 21esimo con gol di Claudio Sala su passaggio di Zaccarelli, Torino 1, Perugia 0. All'Olimpico la Lazio ha pareggiato, Lazio 1, Roma 1 al 22esimo D'Amico su passaggio di Viola, linea da Meri. Siamo al 31esimo del secondo tempo, ecco Beccalossi che questa parte del calcio di punizione, calcio di divisione, Altobelli di testa verso Muraro, Oriali, rete davanti alla porta di Rigamonti, all'altezza del disco del rigore è entrato Oriali e ha insaccato sulla destra della rete difesa dall'estremo difensore. Risultato al 32esimo dunque il seguente, Milan 0, Internazionale 1, a voi Napoli. Un momento soltanto, Foglianese cambia risultato anche a Pescara. Pescara in vantaggio 1-0 sul Cagliari. Ha segnato Nobili direttamente su punizione. Vorrei sentire da Ameri quanti minuti mancano al termine. Manca ancora parecchio, Claudio, mancano circa 9 minuti. Allora vai regolare? Sì, regolarissimo, penso così. Ecco, attacca Antonelli, entra in aria, cerca e colpisce il palo. Un'azione veramente incredibile, è andata a colpire il palo di Bordon in uscita. Un attimo ancora, scusate, cambia ancora il risultato dell'Olimpico, è tornata in vantaggio la Roma al 37esimo con Giovannelli. La linea da Meri sino al termine. In questo momento l'arbitro Agnolin segnala la chiusura dell'incontro che si termina così, con il successo dell'Internazionale per una rete a zero. Allora dallo studio all'Olimpico, Roma batte Lazio 2-1. Adesso per le brevi cronache la linea a Foglianese. Sì, ribadisco il finale, Napoli e Juventus 0-0, ma bisogna dire che al 40esimo minuto della ripresa il Napoli ha sfiorato il gol con un colpo di testa molto bello di Tesser, la palla è finita a fil di palo sulla facciata esterna destra della rete di Zoff. Prendono linea da Udine, la partita si è conclusa, Avellino batte Udinese per una rete a zero. Dallo studio questi sono i risultati finali. A Roma, Roma batte Lazio 2-1. A Milano, Inter batte Milan 1-0. Napoli e Juventus 0-0. E questa è la classifica, Inter punti 33. Juventus, Milan e Roma, scusate, e Avellino 25. Quindi sono 4 squadre a 8 punti dall'Inter. L'Inter non fa sconti a nessuno. Fila dritto verso il traguardo e scava una voragine tra sé e le dirette concorrenti.
10 punti di differenza in classifica col Milan, secondo me ci stanno tutti. Quella dei nerazzurri è una delle poche note positive di un campionato in cui l'aria sta facendosi sempre più irrespirabile. Prendono corpo le voci di partite truccate e scommesse clandestine. Diverse le società implicate. Molti nomi famosi tra quelli coinvolti in uno scandalo di dimensioni inimmaginabili. È l'incredulità il sentimento che prevale, soprattutto se si pensa che sono stati denunciati campioni di assoluto valore come Rossi, Giordano, Manfredonia, con una carriera davanti ancora da scrivere. Il mondo del pallone è scosso. Sembra, alla fine, risentirne anche l'Inter, che pareggia faticosamente a Torino contro un Graziani Super, per poi perdere contro la Juventus, rigenerata da Bobby Gol. Sette Capari, il più giovane di tutti, tanto sono rapidi lo scatto e i riflessi con i quali umili i suoi avversari nel girare stupendamente di testa a rete. È domenica 23 marzo 1980. La Fiorentina continua nella sua rimonta. La Roma ne fa 4 alla Perugia del frastornato Rossi e conquista il secondo posto raggiungendo la Juve. Il Torino sconfigge il Milan a San Siro e si rifà sotto. Ma ben presto le attenzioni degli sportivi italiani vengono attirate da ben altre notizie. Il calcio è nell'occhio del ciclone. Ma non si tratta di crudeltà della sorte. La bufera, in questo caso, è la giustizia. E la giustizia agisce quando le circostanze lo richiedono. Le voci erano troppo fitte perché prima o poi non esplodessero compiutamente. Il clima attorno al calcio italiano è brutto nel febbraio del 1980. La federazione apre un'inchiesta che subito si affloscia. Le prove certe non ci sono, gli indizi sono troppo pochi. La federazione è entrata in possesso di 4 assegni. La federazione doveva bloccare cautelativamente molti giocatori. All'inizio di marzo c'è però la svolta. Sembra un copione grottesco, degno di una commedia all'italiana. Invece una corsa in discesa che precipita la Serie A nel baratro. Perpetrato da lungo tempo, l'illecito balza alla luce per la denuncia di due disinvolti personaggi del gioco clandestino. È un commerciante romano di frutta all'ingrosso, Massimo Cruciani, a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, dichiarandosi vittima di una clamorosa truffa. Secondo lui, alcuni giocatori della Lazio, con i quali è entrato in contatto, lo hanno indotto a scommettere clandestinamente su alcune partite del torneo. Il loro compito sarebbe stato poi quello di truccarle, così da rendere sicura la vincita. Tutto ok per Milan-Lazio, con il risultato di 2-1, determinato dalla doppietta di Chiodi e dalla rete di Giordano, come da accordi. Sono altre le gare che non hanno rispettato le puntate, determinando la clamorosa denuncia. Sembrerebbero molte le squadre interessate. Avellino, Bologna, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Perugia. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. Domenica 23 marzo. Si gioca la 24esima giornata di campionato. Negli stadi, un blitz degli agenti della Guardia di Finanza determina gli arresti di giocatori e dirigenti. Che sarebbe stata una domenica estremamente delicata non v'erano dubbi. Certo, per la Lazio è stata addirittura funesta. La sorpresa negli spogliatoi, con gli uomini in uniforme ad aspettare. Albertosi e Morini del Milan, Girardi del Genoa, cacciatori, Wilson, Manfredonia e Giordano della Lazio, Stefano Pellegrini dell'Avellino, Della Martire e Zecchini del Perugia, Magherini del Palermo. Due i presidenti coinvolti. Per tutti l'accusa è di truffa aggravata. Posso soltanto dire che per quanto ci riguarda non abbiamo nulla da temere e non abbiamo problemi. Io in cuor mio mi auguro che di questi arresti non se ne verifichi poi all'atto pratico neanche uno. Le commissioni disciplinari emanano le loro sentenze in due tranche, il 14 maggio e l'11 giugno 1980. Lazio e Milan vengono retrocesse in Serie B. Avellino, Bologna e Perugia subiscono una penalizzazione di 5 punti da scontare nel torneo successivo. Pesanti le condanne anche per i giocatori. Sono 20 quelli coinvolti e si va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 anni. Escono momentaneamente di scena giocatori di grande calibro, fra i quali spiccano Albertosi, eroe di Mexico 1970, e Paolo Rossi, che rientrerà giusto in tempo per partecipare da protagonista al Mondiale 1982, la cui vittoria spingerà il Consiglio federale a cancellare le radiazioni previste.
Secondo me è un volgare attacco al campionato di calcio. Il campionato di calcio è una delle forze sulla quale ruota tutta la nazione, perché noi stiamo in piedi per questo campionato di calcio. Se non ci fosse il campionato ad appassionare milioni e milioni di telespettatori e di spettatori la domenica e anche durante la settimana, saremmo tutti angosciati da mille grane, da mille vicende. Calcio scommesse. Nel calcio, sistema di scommesse clandestine sui risultati delle partite, spesso anche con manovre illecite per modificarli. Io sono venuto per una ragione precisa, come sai, perché oggi mi sono recato allo stadio per vedere la partita e porca miseria, non c'era nessuno, no? Come mai? Allora ho detto, vuoi vedere che li hanno portati via tutti? No. Però ho detto, mi sono anche detto, ma ha portato via anche gli spettatori? Adesso stanno esagerando. Il calcio è in manette. L'effetto anche mediatico è dirompente. I giornalisti in questo caso hanno strumentalizzato alcuni giornali, non tutti per dire la verità, hanno strumentalizzato un pochino una situazione. Ha ancora senso continuare a giocare? La risposta viene dal campionato ed è affermativa. Mancano ancora 6 giornate alla fine. In vetta l'Inter di Bersellini ha un buon vantaggio sulle concorrenti, ma sembra in leggero calo. Per la salvezza, poi, a parte il Pescara ormai condannato, nulla è deciso. Dai campi i segnali di riscossa sono confortanti. Fiorentina e Juventus appaiono le squadre più in forma. Vincono a ripetizione e risalgono posizioni guidati dai loro campioni più rappresentativi, Antognoni e Bettega. Ed ecco appunto il gol del capitano. Ogni commento rischierebbe la retorica. Al vertice della classifica cannonieri, Alessandro Altobelli raggiunge uno spaesato Paolo Rossi. Ti interessa proprio battere Rossi nella classifica cannonieri? Ti interessa più le Olimpiadi, gli europei? Cos'è in programma? Ma innanzitutto il programma numero uno resta sempre il campionato. Anche grazie a Spillo, l'Inter, quando mancano 3 giornate alla fine, ha 6 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. L'Inter deve trovare un punto nei 3 incontri che mancano, cioè Fiorentina, Ascoli e Roma. Ma San Siro arrivano a Roma con il dente avvelenato dalle ultime 2 sconfitte consecutive e in cerca dell'affermazione di prestigio. La Juventus, che ospita il Perugia, sta alla finestra e tifa apertamente per i giallorossi. La classifica della Serie A. Inter punti 38, Juventus 32, Ascoli e Fiorentina 31, Milan 30, Torino 29, Cagliari e Roma 28. Il calcio minuto per minuto. Scusami Enrico? Sì, pronto. Adesso mi senti? Adesso ti sento. Ecco, allora un attimo Enrico, c'è stato un qualche cosa qui in regia che non fungeva. Adesso mi pare tutto è in ordine. Allora cominciamo pure con i primi tempi. Enrico Meri. Qui la Roma è andata a riposo conducendo sull'internazionale per 2-1. Ma gli interisti sono tutti in attesa che scadano questi benedetti 90 minuti che tengono ancora gli animi in sospeso. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto. Il gol della Roma lo segna dopo che Bordon era riuscito a parare una punizione dal limite di Benetti. Pruzzo che raccoglie da 2 passi e mette appunto in rete. Oriali al 36esimo rimette le cose a posto. Sfrutta un calcio di punizione di Beccalossi dal limite da destra e di testa in sacca. Quasi allo scadere del tempo, il secondo gol della Roma lo ottiene Turoni in attacco sulla destra, riceve da Benetti e batte Bordeaux con un secco diagonale. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto. Risultato del primo tempo dunque, Internazionale 1, Roma 2, a te Ciotti. Grazie a Meri, ribadisco il parziale del Santeria, Cagliari in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Selvaggia al 37esimo. E qui a Catanzaro ribadisco il risultato del primo tempo, il Milan in vantaggio per 2-0 sui calabresi, il 11esimo il gol di Galluzzo, una debuttante che è anche calabrese fra l'altro, che si destreggia fra molti difensori calabresi, riesce a far secco Mattolini. 29esimo seconda rete del Milan, Antonelli che ruba il tempo prima a Sabadini e poi a Mattolini, fa passare la rete fra le gambe, Mattolini che era uscito disperatamente contro di lui. Non c'è
ce l'ho fatta. Bene, qui lo studio con gli altri primi tempi a Bologna. Bologna 1, Udinese 0. Al 17esimo Savoldi su rigore. A Roma, Lazio 1, Napoli 1. Al 13esimo la Lazio va in vantaggio con Garlaschelli su cross di D'Amico. E al 40esimo il Napoli pareggia con Improta su rigore. Vorrei pregare i corrispondenti di essere solleciti nel comunicarci gli aggiornamenti. Io ringrazio Linea Enrico Ameri. Sì, d'accordo Roberto, qui al Meazza di Milano siamo giunti al primo minuto della ripresa. Il risultato è sempre di 2-1 per la formazione giallorossa. Linea Ciotti. Al Sant'Elia si gioca il quinto minuto, invariata ovviamente la situazione, con il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Selvaggi al 37esimo del primo tempo. Attenzione Ciotti, ti interrompo. Da Torino, la Juventus è passata in vantaggio con un gol di Fanna. È una brutta notizia per l'Inter, crediamo di capire. Comunque c'è ora un altro tentativo di Torrisi e questa volta va in gol. È molto bella questa rete di forza ottenuta dal tornante di Giovan Battista Fabbri, che sulla sinistra si è avventato in area di rigore, ha battuto al volo di sinistro e ha messo in gol. Qui a Catanzaro siamo giunti al nono della ripresa, il Milan è in vantaggio per 3-0, il terzo gol ha segnato Antonelli, ma per la verità ci dovrebbe essere stata anche una deviazione di Groppi, nel senso che ha tentato di inserirsi con il piede per evitare la rete, ma non ci è riuscito. A voi Torino. Al 13esimo la Juventus ha segnato il secondo gol, il gol del raddoppio con Tavola su passaggio di Bettega, e conduce adesso per 2-0. Qui allo studio a Bologna la situazione è mutata, vi è ora una situazione di parità. Al 27esimo Pianca, Bologna 1, Udinese 1. Attenzione, attenzione studio, scusa Bortoluzzi, sì? Ti interrompo per un istante. Dal comunale di Torino c'è un calcio di rigore in favore della Juventus. Ecco Bettega che parte con la rincorsa, ha spiazzato il portiere ed ha segnato. Quindi Bettega, terzo gol per la Juventus, Juve 3, Perugia 0, a te la linea. Bene così Provenzali. Attenzione, attenzione, l'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia. È stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. Alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Linea a Roberto Bortoluzzi. Bene, grazie Ameri, grazie Ameri. Allora vogliamo fare una panoramica per ribadire ancora i risultati finali delle partite. È 1-1 tra Ascoli e Cagliari. A te Avellino. Ad Avellino la Fiorentina ha battuto l'Avellino 2-0. A voi Catanzaro. Finale a Catanzaro, Milan batte Catanzaro 3-0, voi Torino. Finita in questo istante anche l'incontro del comunale di Torino, la Juventus ha battuto il Perugia per 3-0. Vediamo un attimo la classifica. Internazionale 39 punti, campione d'Italia, Juventus 34, Fiorentina 33, Ascoli e Milan 32, Torino 31. È durato fino al 42esimo del secondo tempo l'incubo degli interisti, sia in campo che sugli spalti. Come vedi siamo in mezzo ai tifosi. Bastava un punto e quello è arrivato, ma quanta paura! L'incubo della sconfitta si è dissolto quando ormai la partita stava per finire. La festa interista può allora scatenarsi per uno scudetto che torna sulle maglie nerazzurre dopo 9 anni. Volevo ricordare tutti i tifosi dell'Inter e i tifosi del calcio. Sono veramente sincero, stiamo vicini a questo bellissimo gioco, per alcuni sarà anche spettacolo perché vogliamo tanto bene al calcio e sicuramente darà tante soddisfazioni ancora. Evviva tutti i tifosi dell'Inter e tutti i tifosi del calcio. Scambiamo sul segno di pace. A 180 minuti dalla fine rimangono solo da segnare i due posti UEFA. Il primo passo per l'Europa se lo aggiudica la Juventus, che batte l'Ascoli con una doppietta di Scirea, vendicando lo smacco dell'andata. L'11 maggio 1980 è in programma la 30esima e ultima giornata di campionato. Per molte squadre una festa, con tanto di esordi dei giovani del vivaio e portieri di riserva una volta tanto protagonisti. Il Milan fa le cose sul serio, conquista i 2 punti che servono per il secondo posto per la Coppa UEFA. Roberto Bettega approfitta del clima da ultimo giorno di scuola per mettere a segno la sua 16esima rete, che gli consente per la prima volta in carriera di vincere la classifica dei marcatori. Bettega è il cannoniere dell'anno. Una stagione sugli scudi, come Evaristo Beccalossi, il nuovo numero 10 del calcio italiano.
Evaristo Beccalossi, l'uomo in più per lo scudetto nerazzurro. Il numero 10 dell'Inter, il giocatore decisivo, capace di capire prima di tutti dove tira il vento della gara. Il sinistro è il suo piede, più mezza punta che regista classico. Con il piede mancino dipinge dei piccoli capolavori balistici, ma è con il destro, quello che servirebbe solo come semplice leva del suo genio, che Beccalossi disegna i destini del campionato. Succede nel derby d'andata del 28 ottobre 1979, con il Milan che sfoggia lo scudetto, ancora ignaro della sorte che lo attende. L'Inter passa in vantaggio con Beccalossi dopo un angolo battuto da Pasinato. È un gol da campione, certo in questi casi i super pignoli vanno a cercare le colpe della difesa, ma non c'è dubbio che Beck abbia compiuto un piccolo capolavoro. Un piatto volante a beffare il biondo Buriani e a prendere in controtempo Albertosi. Un piatto rasoterra e fangoso la seconda volta, su cross di Muraro, a rendere ancora una volta vano il tuffo del portiere. Due tocchi ravvicinati del numero 10 nerazzurro, più simili a colpi di biliardo che a perentorie conclusioni a rete. Due gol in fotocopia, quasi da fermo, a sfruttare al massimo l'intuizione, quella che solo i geni del calcio hanno nelle loro corde e che Beccalossi possiede, gradito regalo di madre natura. Una qualità che gli consente di coltivare la genialità della giocata fiammante, soprattutto negli spazi stretti, dove il suo raffinato tocco di palla pare raggiungere vette altissime. Assist e gol, questi i frutti delle sue invenzioni a tutto campo. Non solo bello il Becca, con i suoi dribbling volanti e le sue invenzioni palla al piede, ma utile e tremendamente concreto, con i suoi lanci e le sue reti. Il popolo nerazzurro è tutto per lui, ammaliato da tanta grazia. Lo invoca, lo chiama a gran voce, si fida del suo sinistro. San Siro sembra quasi dimenticarsi degli altri. Non lo fa per cattiveria. È che quando c'è Beccalossi, tutto sembra possibile. Ha qualcosa di divino, il riccioluto genio nerazzurro. Il pubblico interista lo sa e lo colloca nell'alto dei cieli. Una tifoseria che da tempo era in attesa di un nuovo idolo, possibilmente mancino. Uno di quelli capaci di accendere la fantasia e di suscitare emozioni come Mario Corso, non a caso ribattezzato il sinistro di Dio. Maglia numero 11 della grande Inter, ma di fatto 10 di quello squadrone che negli anni 60 si arrampica sul tetto del mondo. Un eroe nerazzurro, osannato meglio e di più di tutti gli altri, Mazzola compreso. Perché scatena la fantasia, perché suscita stupore, perché regala emozioni. Proprio come fa adesso Beccalossi. Secondo alcuni interisti, Beccalossi, detto Beck, rappresenta il nuovo Corso, inteso come Mario. Beh, c'è da dire che in queste intuizioni si pecca di impazienza, anche se Beck, intendiamoci, coi piedini è proprio bravo. Il Becca come Mariolino, dunque. Un percorso parallelo che stuzzica la fantasia degli interisti rapiti dal genio del nuovo numero 10, che al pari di Corso conosce un destino azzurro e ingeneroso quanto assurdo. Una beffa per Beccalossi, l'unica macchia nel quadro di un artista vero del pallone, capace di strappare l'applauso convinto del pubblico, per un bis di emozioni che il suo sinistro non manca di regalare. La sua azione era sontuosa, ricca di movimenti ispirati, di battute fatate. Un poeta del calcio? Piuttosto un altro campione della lunga galleria di artisti che hanno reso l'Inter una squadra molto speciale, di poeti del pallone, di maghi. Quei giocatori, cioè, che più delle statistiche e delle classifiche, esaltano il calcio e lo affidano al ricordo che non muore di una favola bella. È finita, almeno per quello che ha detto il campo. Rimane l'attesa per la giustizia sportiva che deve fare il suo corso. La sentenza è impietosa. Per il Milan e la Lazio c'è la retrocessione in B, che salva Udinese e Catanzaro. La classifica della Serie A.
Inter 41 punti, Juventus 38, Milan 36, Torino 35, Ascoli 34. Con lo scudetto che resta a Milano, ma passa sulla sponda nerazzurra dell'Inter di Bersellini e Beccalossi, si chiude l'ultimo travagliato campionato degli anni 70 e il calcio italiano si proietta nei pirotecnici anni 80. Vengono riposte negli armadi le vecchie maglie di lana, doppie e senza sponsor, e saltano fuori le prime divise personalizzate e le prime icone stilizzate, mentre i tifosi scoprono nuovi idoli da amare. La stagione 79-80 sarà ricordata per le invenzioni del risoluto Beccalossi, che mette il suo sigillo sullo scudetto nerazzurro, ma anche per l'annata tutta luci e ombre dei grandi bomber. Una stagione che ha cambiato anche le gerarchie tra le provinciali, tramontata la favola Perugia, che appena un anno prima aveva sognato anche lo scudetto. Vengono alla ribalta realtà che daranno un'impronta unica al campionato italiano, come l'Ascoli di Costantino Rozzi o le maglie verdi dei Lupi Irpini. È comunque una stagione che fa riflettere. Il mondo del calcio, che scopre il bubbone del Toto Nero e dei vari aggiustamenti, trova comunque il modo di rigenerarsi. E così, se da un lato la giustizia sportiva cancella alcuni dei protagonisti del campionato, vengono alla ribalta una serie di giovani che segneranno gli anni Ottanta. Ma è anche la stagione di Gianluca Pacchiarotti che fa meglio di Gianluigi Buffon ed entra nella storia. Il portiere del Pescara esordisce a soli 16 anni e 8 mesi e diventa il portiere più giovane di sempre a debuttare in Serie A. La stagione si chiude, dunque, con il volto pulito dei giovani e con l'attesa per gli europei. Il tifoso è scosso dagli scandali, ma allo stesso tempo anche dalla voglia di tornare a vivere pienamente la propria passione. Perché in fondo sono loro che continuano con una respirazione bocca a bocca a tenere in vita questo campionato in coma. Grazie, perché è soprattutto dal sostegno del pubblico, dal sostegno di voi tutti, che possiamo ricavare la forza necessaria a migliorare. Gli appassionati sanno che tante cose sono già cambiate e che tante altre novità sono alle porte. Tanti cambiamenti a fronte di un sentimento che però resta sempre lo stesso.